Let's play. Ciao a tutti, Squale Pesciolini, benvenuti in questo nuovo video della Pixelmon. Come al solito sono Emanuele98 e oggi sono da solo. Allora, nel video precedente vi mostro cosa abbiamo fatto, anche se vi siete visti il video già lo sapete. Allora, Mamid ha creato questa sorta di mini farm, come vogliamo chiamarla, per le canne da zucchero. Tutto questo casino l'abbiamo fatto per una sola cosa. L'abbiamo fatto per le caramelle rare che si vendono e ci possiamo fare un botto di soldi. Quindi, per fare le caramelle rare abbiamo bisogno anche di delle mele. E voi direte, dove cazzo le pigliamo? Abbattendo gli alberi. E noi, per fare una cosa carina, diciamo, abbiamo pensato di farci una farm di alberelli nostri. Quindi noi ci mettiamo fuori casa qua. Andiamo di fare una bellissima farm. Vi ricordate che io avevo scavato tutta la merda che sta sopra? E infatti ho dato l'anima. Allora, prendiamo i cubi. Allora, questo è il plot delineato ai cubi di sabbia. Cioè, questo è il plot. Punto. Finiscono così. Allora, vediamo un po'. Aspetta, l'ho detto? Vediamo un po'. Allora, 1, 2, 3. 1, 2 e 3. E 3 qua, ok. 1, 2 e 3 qua. 1, 2, 3 qua. 1, 2, 3 qua. Ok. Allora. Comunque, fateci sapere se... fateci sapere voi nel prossimo video cosa volete che... Cioè, che facciamo. Alla fine, cioè, questa serie, la serie di Pixelmon, vogliamo che anche voi partecipiate, anche perché molti di voi giocano a questo server. Quindi se magari, cioè, noi di solito il sabato verso le 5, verso le 4, le 5, noi ci giochiamo, sabato e domenica verso le 4 e le 5. Quindi, volendo, possiamo pure fare una sfida insieme o qualcosa insieme. Basta che ci vedete o ci chiamate. Cioè, io controllo sempre la chat questo, cioè, qua sotto, controllo sempre. Ok, avanti con la nostra bellissima farm. 1, 2, 3, 4. 1, 2, lag. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 4. Ok. Andiamo avanti. Va bene. Allora, però mi sa che questa non va bene. E dopo devo allargare un po' di qua e un po' di qua. Quindi, cioè, lo so che è un video palloso, però alla fine ci serve. Cioè, non diteci niente, ma ci serve 1, 2, 3, 4, 5, no, giusto? Wow. 1, 2, 4. E qua, la veloce. Qua, giusto? Sì, proprio lì. Ok. comunque ne... Cioè, vi ricordo che nei commenti, cioè, se volete, noi possiamo dare delle canne da zucchero oppure delle gigocche. Quindi basta chiedere se sotto i commenti o d'altro. Io vi ho detto l'orario in cui giochiamo. Basta che ce lo dite e noi vi daremo tutto quello che vi serve. Cioè, alla fine, anche noi, cioè, non ci... Allora. Andiamo avanti. Allora, aspettate un attimo, se no mi deconcentro, non riesco a far niente. Ok. Dai. Ok, abbiamo finito la nostra bellissima farm di alberelli. Adesso cosa facciamo? Faremo. Allora, prenderemo un po' di... What? Ok. Prenderemo un po' di merdaccia, ovvero di terra. Prenderemo un po'... come si chiama? Gli spazi laterali di lì, perché...
Cioè, il plot è troppo piccolo. Quindi cercheremo di ampliarlo un poco Caccia, non abbiamo merda. Potrebbe essere un problema. Seriamente non abbiamo terra. Ma stai scherzando? Ma eccola. Potrebbe essere noi. Quindi io direi di ampliare un poco. Allora, io finisco la farm e ci ripicchiamo dopo. E rieccoci ragazzi. Allora, ho allargato di 3 di qua e ho allargato di 3 di qua, giusto per avere un po' più spazio su questa piattaforma. Ci ho buttato il sangue a fare questa piattaforma. Allora, visto che, cioè, volevo parlare un po' con voi in questo video. Allora, cosa andremo a fare dopo la nostra bellissima farm di alberelli? Andremo un poco in miniera. Perché? Adesso ve lo spiego subito. Perché? Mi date piccone. Vabbè, dove farcela, il piccone in diamond, quindi sì, ce la faccio. Allora, volevo andare un po' in miniera perché volevo parlare con voi di questo fatto che è successo in Francia, questi attacchi terroristici dell'ISIS in Francia. Volevo sapere da voi, cioè, cosa ne pensate di questa cosa e cosa secondo voi cioè tutto lo sta, cioè tutta l'Europa cosa dovrebbe fare contro, cioè l'ISIS, diciamo. Volevo sapere un po' la vostra opinione. E bah, io sinceramente non so, cioè non so che dire, sinceramente io sono rimasto proprio scioccato da quello che è successo. Cioè, non me l'aspettavo proprio. Seriamente sono rimasto un po'. Cioè, ci sono rimasto seriamente male. Che poi. Cioè, la religione musulmana cioè, è diversa, non è. Cioè, da come so, non è che sono. Cioè, non è che sono acculturato. Cioè, non sono così tanto acculturato nella religione musulmana, però so che. Cioè non professano, cioè, la guerra e stronzate così. Invece questi qua, cioè dell'ISIS e stronzate così, quello pensano, cioè quello vogliono. Vogliono, cioè, la guerra. Secondo me sto fatto della religione è tutto una copertura. Perché, cioè, alla fine non so quale religione è. Cioè ancora devo capire quale religione impone di uccidere oppure di fare guerre. Cioè, è una vera stronzata secondo me. Boh. Comunque volevo sapere da voi cosa ne pensate di questo fatto e come secondo voi dovevano comportarsi, cioè deve comportarsi l'Europa. Ma io cioè ultimamente su Facebook sto vedendo una marea di stronzate che stanno scrivendo, cioè uccidiamoli tutti e stronzate così. Però in fondo, no? I musulmani e questi qua che hanno fatto l'attacco. Cioè, si può dire che sono due religioni ben diverse. Cioè, perché i musulmani. Non tutti i musulmani. Cioè, perché questi qua dell'ISIS sono sempre musulmani, mi sembra. Però profeta, un altro. Cioè, non lo so comunque. Cioè, non tutti i musulmani pensano alla guerra, stronzate così. Quindi, boh. Comunque. Comunque non si trova un cazzo di diamond, cioè non riesco a trovare un po' di diamond. Ah, vabbè. Comunque, fateci sapere nel prossimo video della Pixelmon cosa volete. Cioè, cosa volete che facciamo? Come, non lo so. Vi propongo qualcosa, tipo, possiamo fare l'arena come la facemmo. Cioè, non l'arena, come. Sì, una sorta di arena dove ci possiamo sfidare. Come la facevamo nelle scorse serie. Possiamo fare un centro Pokémon. Possiamo fare una casa di riposo per i Pokémon. Specie centro Pokémon. Per il villaggio, perché alla fine quello là sopra è un villaggio. Potremmo fare tipo un centro con le porte aperte, con l'Ialer, il coso degli scambi e il computer. Non lo so, io vi sto proponendo tutte queste cose. Voi nei commenti fateci sapere
Cosa volete che facciamo? Sinceramente io, bah, sarei più propenso a fare il centro Pokémon che, cioè, anche se tutti hanno l'Hyaler, però avere un centro Pokémon fuori, cioè, è meglio. A posto di andare a casa, entrare, chiudere la porta e tutto, già ce l'hanno lì. Cioè, già ce l'hanno fuori, appena escono, gli serve l'Hyaler, là, sicuro, e se ne vanno. È tutta una cosa per, alla fine, per... per il villaggio, una cosa in più. E poi vorrei fare il centro di battaglia, come ho detto, come si chiama? Non mi ricordo come si chiama, l'arena di battaglia, come negli scorsi video che cioè sono venute costruzioni abbastanza belle e abbastanza fighe, però abbastanza fighe. Bah, fateci sapere voi nei commenti cosa volete essenzialmente. potete pure dare voi cioè potete scriverci anche voi cosa volete, se magari volete che dobbiamo expare Pokémon, expiamo i Pokémon, se volete che dobbiamo andare di là, facciamo la storia anche se è buggato, proviamo a fare la storia, non lo so. Comunque, bah, in caverna so solo che non si trova una beata minchia. Boh, sto scavando da 5 minuti. Non ho trovato seriamente niente, niente, niente di niente. Bah, non lo so. Ah, fa, fa. Niente, niente. Mi sto iniziando a andare, infatti, vengo da casa. Posiamo tutto, dai. Andiamo a casa. Cacchio, io non c'ho il back a casa. Se me la faccio a piedi. Dov'era? Di qua dovrebbe essere. Di qua dovrebbe essere. Qua dovrebbe essere. Ah, l'ho le torce. Avete ragione. Anche se dovrebbe vedersi nel video. Scusatemi, raga. Si è dimenticato che il video poi non si vede un cazzo se non metto le torce. Vabbè, andiamo a casa, svuotiamoci. E vabbè, io torno a casa a svuotarmi. Ci sentiamo dopo. Finalmente la luce del sole, rieccoci. Allora, andiamo. Non lo so perché in questo posto mi lagga. Che certo, ecco, una cosa simile a questa potremmo fare, però molto più figa, come la facevamo noi negli altri video. Volevo farvi vedere questa casa che non mi ricordo di che, aspetta. Non ricordo il nome, non ricordo il nome. È veramente figa la casa, aspetta. Di chi è, aspetta. Oh no, il carbone è mio, stronzo. Ok. È di Fox. Ciao Fox, comunque. Non so se già ti abbia salutato nei corsi video, comunque complimenti per la casa, è bellissima. Casomai nel prossimo video, ragazzi, ve la porto a vedere. È veramente bella, è fighissima. A parte che è grande, è proprio grande, abbastanza grande. E vabbè, allora svuotiamoci. Allora, cosa ne merda? Mettiamo qua. Pietrame. Ok. Di qua i minerali. Comunque, allora io direi che è il momento di lasciarvi. Se vi è piaciuto il video lasciate tanti like e vi ricordo di seguirci su Facebook, Google+, Twitter e su tutti i social. Ciao a tutti!